L'Italia brinda in casa l'arrivo del 2021. Oltre 70.000 gli agenti sulle strade per i controlli nella notte più attesa dell'anno. Nessuno sconto ai trasgressori. E sulle feste clandestine, in ville o su imbarcazioni di lusso, la ministra dell'Interno Lamorgese è chiara. Faremo dei controlli perché ci dobbiamo assolutamente evitare una terza ondata. Stare a casa diventa l'imperativo categorico tra chi è in coda all'esterno di supermercati o forni di Roma per gli ultimi acquisti. A casa con mia moglie. A casa perché non si può uscire. A casa, io, mia moglie e le bambine. Un pianto su tutto. Io, mio marito e mio figlio invalido. All'altro mio figlio che sta a Perugia. Non ci vado perché me lo vietano. E a casa con mamma e papà. Evitato di fare incontri con amici. Quest'anno tutti a casa. Nella memoria di tutti, le immagini più tristi dell'anno che se ne va. E penso a tutti quelli che hanno perso il lavoro. Il lavoro, l'economia, tutto. La più triste è quella dei camion dei militari. È stata proprio pesante da vedere. Ma resta sempre un posto per la speranza. In un anno migliore. La parte più strana di questo paese, i bambini e gli anziani che vanno protetti. Miglioramento, però il miglioramento io penso che sarà a fine dell'anno 21. Arianna Di Giorgio, GR1.